Guidi. Due gare al termine, la corsa al titolo WTCC si infiamma. Gabriele Tarquini rimane in piena corsa, ma il leader di generale Van Müller resiste agli attacchi e non prende rischi. Tarquini, partito in pole, vince gara 1 staccando di mezzo secondo Müller. Il pilota della Seat, campione del mondo in carica, non sbaglia niente e domina nei primi 13 giri in programma nel circuito di Valencia. Terzo posto per la Chevrolet di Robert Huff, che termina oltre 6 secondi dai due rivali in corsa iridata. Ancora Seat anche in gara 2, ma stavolta tagliare il traguardo per primo Thiago Monteiro. Grandissima gara del pilota portoghese, che stacca Müller, secondo classificato, di quasi un secondo. Gabriele Tarquini, dopo la vittoria in gara 1, chiude al terzo posto alle spalle proprio del francese leader del mondiale. Quarto Priot, che mantiene Tarquini in ritardo di 4 punti in corsa iridata.